Facciamo cinema parte 5 e si fa cinema, cazzo. Allora, devo aggiungere due film che ho visto dopo l'ultimo video, che sono 2024, e poi ne farò qualcun altro di quelli precedenti. Allora, abbiamo Twisters, remake del film degli anni 90, e poi Inside Out 2. Beh, allora, Twisters, ragazzi, buon senso, film su dei tornadi. Cioè, più di così non penso si possa fare. Per me è tipo un film da 6, 6 più. Cioè, comunque girato bene, recitato bene, ma sono dei tornadi alla fine, ragazzi. Cioè, che cazzo si può fare con dei tornadi? Cioè, più di un film da 7 non si può fare. Quindi sì, dico, ok, film normalissimo, niente di che, ma non diamo neanche troppe colpe. Poi, fare remake di un film sui tornadi, ma fate uno nuovo, tanto. Cioè, nel senso, c'è cioè un film che dici, ok, ci sta, ma finisce lì alla fine. Inside Out 2 invece bello, bello, bel film, bel film. La Disney forse, no, non lo diciamo, ma forse si è leggermente ripresa. E per me sì, circa sul livello del primo. Sul livello del primo, due bei film, quindi si gode, bello, bello. E poi qua abbiamo When Evil Lurks, che è un film horror veramente molto interessante, argentino mi sembra, molto interessante, vi dico, molto interessante, cioè il budget non è elevato, però è un bell'horror, fatto bene, la suspense creata bene, comunque le scene un po' più splatter sono fatte bene, nonostante il budget, quindi rispetto, veramente molto rispetto. Poi abbiamo The Killer di Fincher, ultimo film di Fincher. Allora, film carino che però poteva essere di più, secondo me. Perché allora, a livello puramente di regia, di forma, tantissima roba, ma Fincher è un grandissimo regista. Non si può dire un cazzo. A livello di storia, cioè, parte molto bene, la seconda parte è un po' un revenge movie basic. Cioè, nel senso, è un bel film, però secondo me poteva essere di più. Cioè, tipo un film da set, cioè nel senso dici carino, girato bene, molto bene anzi, però poteva andare a parare da qualche parte in modo più potente, poteva essere un film da 8, quindi non dico non è un brutto film, è un film carino, però da Fincher ci si può aspettare ancora di più. Poi qua abbiamo veramente una merdata mostruosa, ragazzi, The Palace di Polanski. Io vorrei dire al mio amico Polanski che basta, cioè non, tu non puoi fare un film del genere nel 2023. È un film del cazzo, è un film di merda che non fa ridere. Questo film poteva gasare negli anni 70, negli anni 80. Polanski, devi capire che tu non puoi scrivere e girare le cose che facevi negli anni 80, negli anni 20, nel 2020, 2023 in questo caso. Non puoi farlo, sei un coglione se lo fai. Quindi puoi andare a fare il culo. Poi qua abbiamo Povere creature, Poor Things di Lanthimos. Grandissimo film, ragazzi. Grandissimo film di Lanthimos. Veramente una grandissima mina. Veramente una grandissima mina e il suo migliore forse. Cioè io preferisco il sacrificio del cervo sacro, però potrei dire che forse questo è il migliore. Non ho visto l'ultimo, però presumo che sia questo suo migliore. Veramente un grandissimo film recitato, scritto, girato di Cristo. Veramente non ho un cazzo da dire. Ora ci facciamo ancora due film che sono Ferrari di Michael Mann e The Equalizer 3, è il terzo questo? Sì, di Fuqua. Allora, per quanto riguarda Ferrari, girato bene perché Michael Mann dal punto di vista tecnico non gli si può dire un cazzo onestamente, cioè cosa gli puoi dire a Michael Mann dal punto di vista tecnico? Un gran regista. Però, piuttosto che concentrarmi sulla singola gara, mi sarei gasato di più se si fosse concentrato più su un percorso di vita di Ferrari, cioè avrebbe gasato secondo me più magari che inizia lui da bambino e poi finisce lui da adulto, invece che concentrarmi su un singolo evento specifico. Però comunque è un film godibile, non è un film assurdo, ma è un film godibile, girato bene, c'ha delle sequenze veramente potenti, tipo quella dell'incidente. Recitato bene, anche se io non capisco Adam Driver perché gli danno sempre i ruoli italiani, porco Dio. Vabbè, comunque è un film che ci sta, non è male, non è male. Equalizer 3. Allora, ragazzi, cioè, il primo e il secondo sono delle grandissime mine. Sono delle grandissime mine, il primo e il secondo. Questo terzo, allora, ha una sequenza di veramente di altissimo livello, tra girato, interpretazione, colonna sonora, eccetera.
tipo verso la fine, però secondo me è il peggiore dei tre, più che altro perché gli attori italiani non sono di livello. Il doppiaggio e me, le scene d'azione sono molte di meno e quelle che ci sono gasano, ma non così tanto come quelle dei precedenti. Cioè è un film godibile, perché comunque Denzel Washington è sempre un attore mostruoso, fu sempre bravo a girare l'azione e comunque equalizer. Però è il più debole dei tre, obiettivamente. Cioè, i primi due sono delle mine. Questo qua è un film godibile, caruccio, però ti lascia un po'. Non dico con l'amaro in bocca, perché comunque nel complesso la trilogia è di alto livello. Però, me, nel senso, me, poteva essere fatto molto meglio ed è veramente un peccato. Facciamo ancora un film. Arriviamo a Gran Turismo di Neil Blomkamp, grandissimo regista anche lui. Posso dire, un ottimo film di intrattenimento. Un ottimo film di intrattenimento. Storia semplice che funziona alla grande. Scene di quando corrono girate veramente bene. Personaggi comunque interessanti, carismatici. Gli elementi perfetti per fare un film di intrattenimento. Un film da 7,5 così in tranquillità, perché intrattiene, perché è girato bene, ha dei personaggi interessanti che ti prendono. E comunque è semplice, però è intrattenimento, è puro intrattenimento. E Gaza è perfetto per quello che voleva fare, è perfetto per quello che voleva fare e va benissimo così. Da un film come Gran Turismo cosa ci può aspettare? Intrattenimento, gasamento, entrambe le cose ci sono, è girato bene, i personaggi sono interessanti, sono carismatici, il percorso del protagonista è figo, perfetto. Cosa si può dire di più da un film di intrattenimento come Gran Turismo? Niente. Quindi questi erano i film di oggi, è bello.